Ciao amici, ma oggi cosa andremo ad imparare? È presto detto, il ferro non è tutto uguale. Ci sono diversi tipi di ferro, diversi tipi di acciaio e quindi di conseguenza quando andiamo a saldare il ferro dipende anche da che tipo di ferro è. Questo qui è ferro normale da carpenteria, scuro, semplice, semplice, come si trova spesso quando si va a comprare il ferro. Questo qui, che io ci ho fatto uno scalpello, è il tondino da carpenteria, è un altro tipo e infatti lo si usa per fare le armature dei palazzi e lo si usa anche per fare gli scalpelli perché è un tipo di ferro più acciaiato e quindi più ignorante. Cambia il cromo, il vanadio, il molibdeno che gli viene messo dentro, cambiano le varie miscele. Oggi andremo a saldare questo. Questo qui si è rotto perché? Perché non è ferro ferro, è quasi più acciaio, è una staffa di un divano, gli si è rotta perché? Gli ingegneri sono stati sciocchi perché? Perché hanno usato un acciaio troppo grosso, troppo potente per fare un prodotto del genere, troppo temperato e quindi si è spezzato perché certe piegature vanno fatte con dei ferri, con degli acciai meno dolci. Allora io glielo devo risaldare, quindi io glielo salderò con una distanza un pochino più larga perché almeno può rimettere il bracciolo su questo ferro. Questo si è spezzato perché è troppo acciaiato, ok? Andiamo subito a saldarlo. Per fare delle saldature e dei pezzi fatti bene, mi raccomando, cerchiamo sempre di avere gli arnesi adatti, eh? Quindi io vi insegno sempre a fare delle specie di posizionatori. In questo caso ho preso un ferrettino, l'ho immorsettato sulle mie caprette e adesso immorsetto anche questo pezzo qui, di modo che mi rimanga la distanza che devo mantenere. Mi preparo con la mia saldatrice, prendo il ferro, lo metto alla distanza che lo devo saldare e lo appunto. Io gli ho dato un semplice puntino. Guardo che grosso modo sia a quarta buono, come si suol dire noi fabbri, per intendersi deve essere un angolo perfetto. Vedete, all'incirca ci siamo. Poi è un bracciolo di un divano. Voglio dire, va bene? Adesso lo appuntiamo dall'altra parte. Perché lo si appunta da tutte e due le parti? Rispondetemi a questa domanda. Adesso vado a saldarlo. Lo spazzolo giusto per farvelo vedere. Ecco qui il nostro ferro, vedete? Eccolo qui. Adesso qui di sopra io lo molo perché ci va, lo molo con il flessibile perché ci va il pezzo del divano, ma sotto lo lascio intero, almeno rimane molto più stabile. Detto ciò, se avete delle domande da farmi, che dire, ma io sono qui appositamente per voi, io non vedo l'ora di rispondere alle vostre domande. Arrivederci, vi ringrazio e vi saluto con la tromba e con l'imbuto!